Sì, va bene. Ah, non è un problema. O vuoi che te la avvicino più in bocca di... No. Allora, benvenuti a tutti quanti voi. Siamo nell'interno di questa splendida casa dove è il regno, credo incontrastato, del caro Enzo Guacci. Questo particolare angolo creato nell'ambito dello spettacolo, del teatro, del ricordi, vernacolo, dei ricordi, perché no, con Enzo Guacci, dove siamo qui per festeggiare un evento e per ricordare insieme qualche momento particolare nel suo percorso lavorativo. Sappiamo benissimo che sono tanti anni che ha servito con grande onore e soprattutto piacere l'azienda municipalizzata di energia elettrica di Trani, ovvero l'AMET, e per questo particolare evento ha fatto un altro grande diciamo testo, un testo dove ha dedicato all'AMET delle poesie, dei versi. Prima di tutto diamo il benvenuto a Enzo Guacci su Canale 93. Grazie, un po' largo, ma comunque. Ecco, chiaramente siamo qui per chiedere, dopo quanti anni, il suo, come dire, chiamiamolo addio al lavoro che ovviamente ti ha visto protagonista davanti a uno sportello, alle letture del contatore di energia elettrica. Diciamo che sono entrato come operaio. D'operaio poi sono passato ai letturista per mancanza di gente che prendeva in pensione. Da letturista poi sono passato all'essattore, da essattore, data l'evoluzione dell'azienda, occorreva anche un grosso magazzino, come c'è ancora tuttora, e lì ho passato quasi una parte dei miei anni, quasi 15 anni in magazzino, e poi sono passato allo sportello. I ricordi che ci sono stati in questo periodo di lavoro sono tanti. Sono tanti i ricordi. Il ricordo più bello è quello che sono passato di aver visto e conosciuto gente di allora, caposquadra, gli operai di una volta, qualcuno lo conoscevo quando ero piccolo, che non ci sono più, e poi che sono passato dal vecchio al nuovo. Com'è cambiata l'energia elettrica in un certo senso dall'epoca che si inizia a lavorare da giovani ad oggi, a ritrovarsi con dei cambiamenti? L'energia elettrica è sempre quella. Diciamo che c'è stato un rinnovamento sia strutturalmente che anche come la vediamo noi. Prima, forse nessuno si ricorderà, prima ci passavano i fili sotto i balconi, fili nudi, fili che erano anche pericolosi, linee elettriche. Oggi invece che oggi è tutto in cavi in plastipiombo, in cavi gommati, molto isolati, c'è più protezione, c'è più sicurezza, c'è più affidabilità. Destinate a resistere nel tempo, come è destinato a resistere nel tempo anche quello che è l'amore vero e proprio per il teatro. Tanto è vero che ti ha spinto, insieme a questa analogia dell'arte, a volerti, come dire, mettere in evidenza anche in questo ambito. Diciamo che una volta entrato nell'azienda feci segno della croce che questo è basta. Sono quello spudorato di Rino Franco che mi incontrò quel maledetto giorno, maledetto benedetto, che mi incontrò, che ci conoscemmo, e allora disse: dobbiamo fare qualcosa, e quel dobbiamo fare è rimasto. Correva l'anno? 1976-77. Hai fatto anche radio, hai fatto televisione, stai continuando a fare teatro con Radio, quindi... International, con Radio 1, canale tanti radio ricordi, Radio Trani 1, tanti, sì, tantissimi ricordi sulla radio, anche perché famosissimo programma radiofonico dove voi con il dialetto inserivate le vostre gag, sono rimaste storiche tra le tante, ricordiamole magari perché ce l'ha, sì, senz'altro.
Sarebbe bellissimo risentirle al massimo per i nostri radioascoltatori, per avere un old remember, un vecchio ricordo. Però ritorniamo ai tempi di oggi, ritorniamo ai giorni nostri, vediamo un po', anzi più che vediamo, perché siamo una radio, quindi per molti è bello anche ascoltare, perché la radio è fantasia, è proprio nell'ambito di questa emozione particolare. Enzo ha voluto dedicare a tutta questa sua attività lavorativa anche dei versi poetici. Sì, vogliamo leggerli, vogliamo farli ascoltare, diciamo rinchiudere, ecco, prima che si disperdessero nel vuoto. Ho scritto una poesia che non la vorrei chiamare poesia, ma diciamo che è un fatterello, sulla il mio lavoro effettuato nell'azienda dall'inizio alla fine. E si intitola Dall'azienda alla pensione, cioè da quando sono entrato alla pensione. Sono trasuti dall'azienda catenavo le capite nerghe e gli erano guagnone, e mo me lo trovo con le capite bianche a scendenzione. Quando era corte? Da quando il primo ottobre tu s'attende, a saluto a pensione, mi sento in alte tende. Ogni mattina trasavo in d'accudo cangente che a malapena s'ammantenava, e fino alle due che rimanava mi lasciavo felice candente che affaticava. Un tempo passava e tutta la mattina alle sette gli era sempre cuda che portava a mano un trenetto chiede da scala, da felo, ferriette, gis, pontine storte e fasciette, lo venne fino vecchie e mettevano le cassette. Giacchetta a calzone larga, magliette da lana, che la squadra girava tutta trana. In dalla mecca, le chiavi d'attrezzatura, mettendo la venna e cambiando la condatura. Quando cosa facciamo? Mondava la scala, svolgiamo la cava e chiaro chiaro tende cosa imparare. Tiempo passava, a sta sempre insieme a loro, tendo mezzi bannette, pure un felo sotto condatura. Ma ricordo una bella dei, non sapevo se faceva la scura, quando capo squadra la mania picchiava la dottura. Datela in mano, forci, pinza, fede, cacciavete, tutti insieme mettiamo il baffè, non t'avete. Quando sale a scena soffetta sopra la palezza, cane scena cristiana e carattere da tutto il rezzo, passato un piccolo tempo che mezzi baffè l'esattore. Casera che casera, soldo alla mano, lo biglietto ingassava. E ci sei, e ci sono, stavo pure cuda che mi gastavano. Enne catalane passavano e non me ne accorgiava che l'azienda chiaro chiaro si trasformava. Da mecca, da attrezzatura, da gabbene, e te ne fu che ci spaccino il magazzino. Con 15 anni è stata la sorta mai, a dei materiali a tutto l'operaio. Poi una bella dei, mi ricordo che facevo fredda e avevo la notizia di ci spaccino o sportiede. Quando è durata che sa fatica, picca, ma è bastata che arrivai fino alla fine e c'è peccato. Che voi sono passato l'ultimo Natale, mentre chiana chiana state attraendo digitale. E questo è dall'azienda alla pensione. Poi c'è la classica, perché la ritengo classica, la prima poesia sull'azienda elettrica, su quello che è. L'azienda, che è stata l'azienda e che tu come si chiamava una volta, come tutti la chiamiamo? Beh, prima gli anziani, i vecchi la chiamavano l'azienda la luce a carbone, cioè che la produceva mediante turbine a carbone, eccetera, eccetera. E questa si chiama appunto l'azienda elettrica, pure la luce a carbone. L'azienda elettrica è stata e io che mio come una memma, che gede la luce ogni ieri. Via l'estate non c'è mai lassata, è cresciuto che noi e già sempre illuminata. Mi raccontate quante volte dopo ci non hanno passato nel zaiedi della carrozzina, che scende la vela che papà e mammina. Mi raccontate quante volte da guagnone hanno attraversato con i cangiti che scende a ringare un passariete. E mi raccontate quante volte hanno passato la domenica a braccette con la zeta nel zaiedi, mentre operai affaccendato stava a scaricare la carbonetta. E guardando il fumo che assava dalla ciminiera, pensiamo a quella cristiana stava ancora all'uomo del cannello.
Poi piano piano le cose cominciavano a cambiare, fino a farla tutto lo bene, sapevano spondere, da ogni angolo di strada, da sotto la cornicione, da sotto la balcone, fino a spondere, arrivava finalmente che sa luce a carbone. E a picca tutta trana si cominciava a illuminare. Domenda sopra domenda si facevano ogni mattina, che fu a pacere guzzi sottano la lampadina. C'era cuore di me rimasto a vedere tante negozie più appacciate, bellucce, pizzolente, ciaice, cinque palme. Ma quando venivamo al timbre, tutto quanto in giallarmemme, se ne è uscito la luce, c'è da mannemme, e mo quando andava a venire? Non passava tanto a timbre, che cominciamo a sentire un rumore della scala, e della scala meccanica, che era sopra posto, io mi chiedo all'azienda prendere a riparare in questo. In mezzo alla fede intrecciata te lo vedevo che passava e che cambia l'avevo l'imbacciata. Finalmente la luce venava. Ah sì, tutto quanto sospirò. Nenna passava e nenna trasava e l'azienda che un'enza sciava e tutto si realizzava. Hanno passato cent'anni da che da prima lampadina, da che da bianca tabaccaia, da cui poi c'è l'uno cantatore a cui tu conosci interruttore. E da questo momento mi dice grazie a tutti chi di uomo da ira, grazie a chi sono uomo di oce e a mi dice a chi di domani te ne mangi la cara cara che è l'azienda elettrica che te ne mattrana. Questo è quanto. Due splendide poesie, ma anche se comunque le vogliamo definire dei pensieri che ti accomunano, sì, con tutto il tempo che hai passato con loro, una compagna per la vita anche. Certo, certo, perché devo dire mi ha dato molto e devo ancora molto. Ti aiuta moltissimo avere il pubblico a teatro che comunque ti ha riconosciuto prima nell'attività precedente? Beh, sì, nell'azienda io ero Enzo Guacci e basta, perché non ho dato mai adito a nessuno, tranne per pochi intimi, gli amici, si scherzava qualche battuta, qualche barzelletta, però niente da poter affiorare al pubblico ciò che, diciamo, nella mia vita privata, niente, niente tutto questo. Poi il pubblico, cioè il pubblico che mi conosce dall'età di quando andavo ai Barnabiti, il mio primo debutto ai Barnabiti, quello lì, che non può mai dimenticare, nel salone dei Barnabiti, facevo l'imitatore, poi pian piano occorreva una parte, mi vennero a chiamare e da quella parte poi scaturì tutto il resto. Se dovessi immedesimarti in un personaggio storico dell'arte, dello spettacolo del passato, in quale? Beh, io ho due attori ovviamente che ci tengo molto, perché no, ho copiato anche molto da loro. Il primo è Totò e il secondo è Macario. Di cui anche una videoteca ben fornita. Macario, sì. Dove... Ma c'è anche una somiglianza su questo personaggio. Oddio. Per chi conosce Macario, Lunino Macario, conosciamo benissimo il personaggio, c'è una grande somiglianza, anzi notiamo anche nelle foto insieme con Rino Franco dove stringi tra le mani un tovagliolo alla sua maniera, se vogliamo essere sinceri. Sì, sì. Comunque a tutto questo ci piace tantissimo avere avuto con noi su Canale 93, ma non solo, ma anche per il pubblico. Per tutto il mondo, anche perché questa sarà, visto che parliamo di digitale, un'intervista che potremmo inserire sul nostro sito internet canale93.it, e dove gli amici di Canale 93, andando sul nostro sito, potranno eventualmente ascoltarlo o scaricarlo, visto che adesso i tempi sono un pochettino più veloci nella comunicazione. In questa situazione come ti poni? Speriamo che scarico il film e non che mi fanno una scaricata ammazzata. Questo è... che posso dire? Che altro posso dire? Per completare un saluto da Enzo Guacci per questo suo grande momento di poesia, ha voluto dedicare l'azienda alla pensione, dall'azienda alla pensione e poi l'azienda elettrica. Beh, io saluto tutti quanti, grazie, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Canale 93, non presto a rivederci sul palcoscenico. Ciao a tutti.